Ciao Musina Mara, ma come stai? Cosa succede? Vuoi giocare con me? Musetto, oggi ho un gran mal di denti, vedo tutto rosso. Tutto rosso? Ma Musina Mara, io sono un orsetto di peluche. Non so cosa si prova. Puoi raccontarmelo? Certo, Musetto, anche se con questo mal di denti non sarà facile raccontare. Insomma, le cose sono andate più o meno così. Oggi ero nel mio studio che dipingevo e tra i barattoli del colore ho trovato quello segreto delle caramelle. E tu sai quanto io sono golosa, così l'ho aperto e le ho mangiate tutte. Oioioioioi! Per prima cosa mi è venuto un gran mal di testa e subito dopo un gran mal di pancia e poi un gran mal di denti. Immagina proprio un martello che batte sul mio dente. Ora tutto il mondo mi sembra rosso. Oh. Mi sono addormentata. Musetto, sei qui. Devo raccontarti un po' di cose. Sai che ti ho sognato? Sai che eravamo su Marte. Ho proprio visto che sognavi, Musina, ma parli di Marte, il pianeta rosso su nello spazio? Ma certo, Marte, il pianeta rosso. E per descriverti meglio quello che ho visto, voglio utilizzare ora delle immagini di opere d'arte. Così vedrai bene i paesaggi che ho incontrato in sogno. E guarda un po', mi è passato anche il mal di denti. Aspetta, che metto il mio cappello giallo e partiamo per nuove avventure. Andiamo, Musetto! La prima opera che voglio farti conoscere è questa tela di Mark Rothko, che si intitola Ocra e Rosso su Rosso. Erano proprio così i colori che ho visto atterrata sul pianeta Marte. Devi sapere che lì non ci sono città, non ci sono alberi, strade e neanche palazzi, ma c'è tanta terra rossa, arsa e polverizzata da tempeste di meteoriti e dal sole. Mi piace pensare che anche Mark Rothko, quando dipinse questa sua tela, pensò un po' al pianeta Marte, anche perché ha utilizzato questa polvere che si chiama ocra, che è un pigmento naturale che troviamo proprio nella terra e nei minerali. E sai che veniva utilizzato anche dai nostri antenati preistorici e quando scoprirono, lasciando le proprie impronte sulle rocce, che potevano disegnare e raccontarci così per la prima volta nella storia la loro vita su questo pianeta. Musetto, sai che mentre passeggiavo su Marte ho incontrato anche tanti vulcani spenti e guardando i loro crateri mi hanno fatto proprio ricordare un'opera di Alberto Burri, dal titolo Il Grande Rosso, dove l'artista ha bruciato delle plastiche creando proprio delle combustioni e sembrano proprio dei crateri di vulcano, anche la lava che scende e fa venire anche un po' di caldo, a guardarlo bene.
Tu mi raccomando, non farlo mai, che è sempre pericoloso scherzare con il fuoco. Piuttosto, dove sei? Musetto? Eccomi, Musina Mara, sono qui. Stavo provando a sognare quello che hai sognato tu. Anch'io voglio andare su Marte, ma forse posso anche disegnarlo. Vogliamo dipingere insieme? Io credo che la tua sia un'idea bellissima. Prima di dipingere, però, facciamo un po' di merenda, con un po' di fragole, ciliegie e altra frutta rossa gustosissima, senza le caramelle, eh. Ciao bambini, ciao bambine, ci vediamo al prossimo episodio di A Casa dei Colori. Ma mentre noi facciamo merenda però con le altre musine, se volete inviarci un vostro disegno sul rosso sul pianeta Marte, scrivete qui.